Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, nutrizionista e studioso di medicine naturali. Ovviamente io e lei, dottor Torchio, siamo sempre con la dovuta distanza di sicurezza per la prevenzione contro il Covid e con le nostre mascherine sempre a portata di mano. Allora, dottor Torchio, è vero che abbiamo già parlato di questo argomento, ma mi piacerebbe comunque ritornarci, rispolverarlo, perché lo trovo molto interessante per chi anche vuole optare per un'alimentazione magari con meno carne o addirittura toglierla definitivamente. E cioè vorrei parlare con lei dei legumi, che sono appunto fonte di proteine vegetali, anche se contengono, come mi dirà lei, tanti carboidrati, e quindi io volevo sapere da lei esattamente quali sono le proprietà dei legumi, come possiamo introdurli in una dieta bilanciata e soprattutto fare una carrellata dei legumi, diciamo, re per l'alimentazione. Allora, ti dico subito che l'utilizzo dei legumi in alimentazione, è molto importante perché non riusciamo più a ridurre l'effetto serra, abbiamo grosse difficoltà a riduzione dell'effetto serra, e questa un'opzione sarebbe proprio quella di ridurre, la carne, come hai detto tu, i prodotti di derivazione animale che sono collegati a una grandissima produzione inquinante CO2. di CO2, e dirottare, i legumi all'alimentazione umana. Quindi praticamente avremo un grosso vantaggio in termini di economia di effetto serra per la terra, ma anche per la salute. Intanto bisogna sfatare il mito che i legumi, come da un punto di vista degli aminoacidi, non possono sostituire la carne. Un legume da solo non può sostituire la carne, perché soltanto la soia o per esempio la quinoa, il grano saraceno, l'amaranto hanno un cocktail completo di aminoacidi, ma se noi mescoliamo i legumi e quindi li consumiamo in mix, non abbiamo nessun problema. Basta consumare tre tipi di legumi assieme per poter avere tutto il completo, diciamo, kit di aminoacidi essenziali e non essenziali utili per la nostra salute. Manca soltanto la vitamina B12, quindi chi volesse optare per una, come me, per un'alimentazione totalmente vegetariana o vegana deve poi integrare assolutamente la vitamina B12. Ma diciamo che l'associazione anche legumi e cereali è ottima perché c'è compensazione proprio di aminoacidi, l'unico problema, sappiamo, sono poi alla fine le calorie. Eh certo. Perché se noi mangiamo un legume e lo associamo con i cereali, abbiamo un piatto unico, fantastico, Sia con come proteine, ma con tanto, abbiamo tanto molti carboidrati. tasso Allora, di un carboidrati. escamotage, un trucco è quello di mescolare quindi almeno tre tipi di legumi assieme per avere tutti gli aminoacidi, associarli alla verdura e non consumare quindi nessun carboidrato, quindi nessun primo e neanche il pane, ma avere proprio un piatto unico di questo genere. Allora riusciamo a avere proteine vegetali di grande qualità, ma soprattutto a non avere il problema dell'eccesso di calorie, in quanto contengono buona dose di proteine, ma anche tanti carboidrati. Allora, ti faccio una carrellata. Allora, la soia ha tutti gli aminoacidi, quindi come è paragonabile proprio alla carne, ha pochissimo colesterolo, tra l'altro va benissimo per i diabetici perché stimola pochissimo la risposta insulinica e quindi non alza la glicemia. Poi abbiamo i fagioli. I fagioli sono ricchi di ferro, potassio e di fibra, hanno un po' di calorie, questo sì, però sono utili anche per chi soffre di pressione alta. Ricordiamoci che sostituire la carne con i legumi vuol dire anche migliorare tanto questo problema di pressione alta che è così diffuso con l'età. I ceci diminuiscono il colesterolo, diminuiscono l'omocisteina, che è una sostanza che troviamo nel sangue piuttosto elevata in chi per esempio ha la predisposizione ad avere gli ictus. Poi abbiamo le lenticchie sono anche qui fantastiche perché hanno i lignani che stimolano il sistema immunitario, diminuiscono il colesterolo, diminuiscono la glicemia, quindi vanno benissimo per i diabetici. Poi abbiamo i piselli hanno ferro, vitamina C e abbiamo anche degli isoflavoni. Le fave hanno pochissime calorie, aumentano la cosiddetta dopamina, quindi migliorano la demenza senile, le carenze appunto di dopamina che possono essere un inizio di diciamo di morbo di Parkinson, migliorano il tono dell'umore. I lupini abbassano tantissimo il colesterolo, sono anche ricchi di omega 3. Ricordiamoci quindi di consumarli sempre in mix, lasciandoli almeno
in ammollo per 6-8 ore. Possiamo associare la cottura o almeno l'ammollo con l'alga kombu, sì, che toglie l'acido fitico e i fitati che tendono a far gonfiare un po' la pancia. Per chi volesse abituarsi deve semplicemente iniziare con quelli decorticati, poi poco per volta si abitua alla flora batterica dell'intestino. Ricordiamoci ancora dei fagioli azuki, che sono quelli giapponesi, che hanno pochissime calorie e hanno anche effetti detossificanti sul fegato e rene. E infine le taccole, che hanno una componente di verde consistente, vanno benissimo anche per persone estitiche e sono ricche di fitoestrogeni per la menopausa. Dottor Torchio, prima di chiudere, visto che mi ha nominato l'alga kombu da mettere in cottura, l'alga kombu in cottura però per chi ha problemi di tiroide va bene o non va bene? L'alga kombu deve essere poi tolta, ma questo riguarda chi ha problemi di ipertiroidismo, perché comunque contiene iodio. Grazie dottor Torchio per tutti i chiarimenti e i suoi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.